is back. FIFA is back. The black man is back. Eto'o! Grandissimo Eto'o è tornato, cioè non è tornato da noi, però è tornato in Italia, ce l'ho riportato io per giocare nella squadra. Non si legge il nome perché è volgare. Quindi oggi, ragazzi, vedremo la prima partita di FIFA di Stepney con la nuova squadra. È tanto che non metto video di FIFA, perché cioè, ci ho messo tanto, a parte ci ho messo tantissimo a rifare la squadra. Comunque, cioè, quando non c'è lo stimolo di giocare in live a FIFA, non devi farlo. Cioè, devi giocare quando te la senti. Ora mi è presa bene, sto trovando tutta gente devastante, però vado avanti. Anche The Black Cat is back, non so se lo vedete. Eccolo qua, are, are, pose yeah. Black Cat is back. Allora, lui potrebbe essere battibile, però mi sta sui cavoli il fatto che c'ho 84 d'attacco. Ho anche 84, solo perché c'è Eto'o che è 88, cioè porta a giro la gente e fa quello che vuole. Lui domina il campo. Allora, stiamo cercando una partita già da 1 minuto e questo non va bene. La devi trovare adesso. 3, 2, 1, perfetto. Gioco contro di te. Guardate come sono belle le mie maglie. Ora, ve ne ho fatto vedere solo una. L'altra la conoscevate di già, mi sembra. No, l'altra non la conoscete, è quella del Chelsea. Oh my god. Obasi is back. Oh my god. Obasi is back versus me. Cioè, no, non si può avere il confronto. Confronto Eto'o Obasi. Obasi contro Stepney. Stepney contro Obasi. Chi avrà la meglio? Tu, 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 tu. Per chi non lo sapesse, ragazzi, Obasi era il mio vecchio nigga, quello che mi faceva tutti i gol nella Bundesliga. E poi, vabbè, ho dovuto abbandonarlo perché non carburava più nella Serie A. Cioè, ovviamente non ci incastrava niente la Serie A e quindi non carburava. E ora si è rifatto contro. Ora è contro di me. Perché quando. Però è possibile che quando registro la gente si guarda le cinematiche di presentazione. Spiegatemi il motivo. Ora io di cosa stai facendo? Un film? Cos'è sta roba? Non è mica una trasmissione televisiva. Comunque, se mi ricordo il nome un po' degli iscritti, dovrebbe essere Tos. Eccoci, vaffanculo. Ecco la mia squadra. Hakim Fyv, Anikov, Bruno Alves, poi c'è Tosic. C'è Roberto Carlos, c'è Danny, c'è Kurani, Eto'o. Al posto di Kurani però, ragazzi, usavo Doumbia, che però è fuori per una partita di infortuni, vaffanculo. Si è rotto preciso mentre devo fare il video. Allora, tutto a inizio. Per la contentezza di molti, ho imparato ad usare il tiro al giro e quindi più delle volte adesso uso quello perché è veramente ottimale utilizzarlo. E situazione di Stepney, no? Scherzavo. In questi giorni, ragazzi, ho avuto un'idea per un video, tra virgolette, molto speciale che potrebbe essere caricato durante le vacanze, non so quando di preciso. È un video speciale perché in pratica non è un video normale. Eccoci, errore difensivo. È un video, si può dire, interattivo. E in pratica voi guardate la prima parte del video, che sarà l'unica disponibile sul mio canale. Poi io, tramite dei link, delle annotazioni che dicono di cliccare qui, diciamo voi fate delle scelte a seconda di quello che volete farmi fare. Una specie di Tamagotchi, ecco, Step diventerà il Tamagotchi per voi. Non so se vi può piacere questa. Oh, attenzione, il dribbling! E riparte tu. Sì, va bene. Fermatemi allora. Temi le catene a piedi, no, no, e tu non lo ferma, e tu non lo ferma, e tu non lo ferma. E torno indietro. Sì, adesso! Sì! Ho rilasciato! No! Annullato! Guardate! Che Eurogol avevo fatto! Che Eurogol aveva fatto Kurani, ragazzi! No, siete proprio dei bastardi! Proprio dei bastardi dentro, non mi potete levare questo gol. Andiamo, se. Va bene, eh? C'è problema. Adesso ci penso io a farvi vedere come funziona. Comunque stavo dicendo sì del Tamagotchi, ma non farà, non saranno. Questo è rosso, eh. No, il rosso no, giallo però sì. No, nulla. Non lo fare più, mi raccomando, sì. Comunque non saranno cose assurde, tipo, ne so, buttati alla finestra, fai un uovo, però saranno cose molto carine, credo. E spero di riuscire a far andare in porto questa specie di singular project. Attenzione, sbomba la. Me la devono ovviamente. Comunque, mi sono creato sul calcio d'angolo destro uno schema che è veramente qualcosa di devastante. In pratica,
tutti i miei giocatori entrano in area avversaria e diciamo fanno ostruzione al portiere, ok? L'unico problema è che se io non faccio gol dal calcio d'angolo, dopo devo subirmi il contropiede. E vi posso assicurare che non è per niente piacevole perché non c'è nessuno. Io non ho più la difesa facendo quello schema e quindi insomma lo prendo anche abbastanza nel Derez. Ecco, ora perché non mi è tornato indietro non lo so. Nel Derez non è che lo prendo dentro The Red, lo prendo nel Deretano. Non a caso The Red è l'abbreviativo di Deretano. Vabbè, scherzo, dai, un saluto a The Red, sennò poi dopo si mette a piangere. E qui c'è il velo. Qui c'è il velo di Curani che ora fa un paio di finte e non riesce ad andare avanti, è fermato, molestato. Comunque, ditemi un po' con i like se vi piace questa nuova squadra. A me, diciamo, non dispiace affatto! Va bene, fai tutto, fate tu. Sto giocando solo io, ragazzi, non so se ne è accorto il nostro avversario, penso proprio di sì perché lo sto pugnando. Lì mi ha picchiato un giocatore. Cioè, non so, tre costole spaccate, un femore per la strada, mi ha lasciato. Ragazzi, non riesco mai a fare gol di punizione, non mi riesce a battere punizione. Prende palla ancora Criscito. Che poi ci sono un sacco di italiani. Attenzione, Tosic, più veloce di tutti, cross nel mezzo! Nulla, non va. Non va in cross! Madonna. Ecco, a volte diciamo perdo il vizio di entrare in scivolata e faccio diciamo delle difese abbastanza carine. Quando inizio a entrare in scivolata tutto pazzo, lì è la fine perché inizio poi inizio a prendere gol a nastro. Guardate il velo, non so se avete visto il velo eccezionale qui. Vabbè, infiltrante che non va. L'idea per il tuo non è questo è vantaggio suo. No, vantaggio mio. Oh mio Dio, pensavo vantaggio suo. Qui ho sbagliato. Ehi! Sono Danny non lo butta giù nessuno. Danny è uno dei miei preferiti, ragazzi, perché mi fa dei gol da calcio d'angolo di testa impressionanti. Ho fatto gol quasi a fuori area. No, fuori area no, però sui board sì. Eccoci. Ora c'è Obasi. Obasi is back. Obasi is back. Obasi is back versus te. Oh, i numeri. Attenzione. Comunque dai, accetto tutto, ma tranne che non sono migliorato. Accetto le critiche, ma non potete dire che non sono migliorato un pochino. Perché. Cazzo, mi sto impegnando un sacco in questo periodo. Sto sclerando anche come un dannato in questo FIFA. Tipo, alcune partite le comincio bene, poi prendo un gol. Entra in funzione la pazzia. Giù, go a nastro, come se piovesse. C'ho lo sconto. Paghi 3 e pigli 6 gol. Non so se va bene, però io ce l'ho. Attenzione, qui sulla fascia. E sulla fascia non si sa cosa ci fa. Però lui c'è. Tempo di rientrare. No, brutta questa. Ho sbagliato. Cioè, lui è scivolato prima, ha avuto culo e io ho fatto la mossa precisa che gli serviva a lui, ovvero quella di tornare rientrare sul destro. Vabbè, perché tu è destra e quindi deve stare sulla destra. No, destra sulla sinistra, perché destra! Sì, bello l'inserimento di Bruno Alves! Di Bruno Alves! Oh no, non ci credo, non mi ha tirato! Non mi ha tirato, avevo fatto il tocchetto preciso, non mi ha tirato. Qui, vabbè, ho sbagliato lui comunque. Un primo tempo dominato, direi. Pur non avendo mai centrato la porta, ce la siamo giocata più al centrocampo perché in attacco lui ci ha messo piede poi a volte. Obasi no! No! Obasi no! Il gol di Obasi no! Ti prego! No! No, 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 no! Porca puttana! Cioè, io avrei accettato gol da chiunque, anche dal portiere, ma non da Obasi. Sì! Sì, ora! No, sì, ora è un cazzo. Da Obasi, no. Minchia, come rare torna contro di me. Cioè, lui se, ma non, se, non se la deve prendere. Cioè, ho cambiato squadra. Non è che si può arrabbiare. Troppo per maloso, cazzo, Obasi. No, va bene così. Ti giuro, se rifaccio la. Va bene! I miei giocatori, che cosa fanno al centrocampo? Un'orgia selvaggia lì con gli avversari. Boh, vabbè. Questo primo tempo dominato da me, ma purtroppo il calcio è fatto così, quindi non sempre chi gioca bene vince, a volte diciamo, vengono puniti anche da interventi, da diciamo, eventi sfortunati le squadre che purtroppo giocano meglio, e quindi dobbiamo accettare anche questo, però non è ancora finita. Non è ancora finita, perché Eto'o vede salire Tosic. E la dà male, la dà male. Però sta per sbagliare il mio avversario. Se ti piglio quella palla, butto giù anche lo stadio. Butto giù. 1-0. Allora, chi si. 1-0 è colpa tua perché sei negro!
Sei negro! Ma no, no, negro ciccione, negro ciccione, negro ciccione. Oh, yeah. Sono molto contento, ragazzi, che... mangiamo un pelo. Che lo streaming di due giorni fa, sì. Che lo streaming di 2 giorni fa vi è piaciuto. Sono contento, più avanti ne faremo altri. Ora magari entro, guarda, un tiro in porta, un gol ha fatto questo schifoso. Quindi niente, più avanti li rifaremo, non entro giugno perché non c'ho tempo e soprattutto per il fatto che dopo vado via. Quindi ne riparleremo a settembre, credo. Non so se mi sta bene questa cosa, però penso che vada bene a qualcuno. Penso vada bene a voi questa cosa, meglio di niente. Sì, hai visto salire tu! Hai visto salire, però gliel'hai data malissimo, cazzo. Cioè, gliela dava meglio la mia nonna. La mia nonna mi sente. La frase epica che Chiopo adora. Sì! Ok. Non devo far salire l'ansia, perché se sale l'ansia è la fine. È il momento proprio alla sua. Mi sembrava la buttava fuori a me. Allora. Meglio così. Ma che cazzo fa? Un intervento fortunato! Si smarca to! Non si smarca to! Voleva smarcarsi e to! Sbombagliela lì! No, vabbè, questo era l'incrocio, eh. Cioè, Vies ha fatto un miracolo assurdo. Non ce l'avevo io, faceva schifo, era poi miracolo. Va bene. Sì, questa cosa fa i numeri, dai, ciò va per bene. Il calcio non mi ha fatto di nulla. Eccoci. Un telare, esce il portiere alla pazzoide! Mia. E ora siamo pronti per il contropiede. Però no. Dai, cazzo, ma non è salito nessuno. Vaffanculo. Vabbè, meglio così. Meglio così. Se l'hai visto. Bella, bella, questa mi piace. Fuori gioco di chi? No, andiamo. Sta dentro la linea, imbecille. Ma cosa ve... No. Sbaglia. Attenzione, sbaglia mio avversario. Vasoline. È fitta! E allora, ora ci vuole un attimo di concentrazione. Che devo beffeggiare. No, ho sbagliato tutto. Robertino! Lo chiamo Mega! Sì! Oh! Dentro! E c'è gol! E c'è gol! 1-1! Tosic! 1-1! Ma lo sentivo che go era nell'aria, sentivo puzza di pallone, di rete bucata, invece. Era proprio così, 1-1 e palla al centro. 1-1 e palla al centro, la situazione è tornata sull'equilibrio più totale. E ora c'è il contropiede, cioè non è in contropiede, c'è l'azione offensiva. Però difende bene Stefani, a differenza di come ha fatto prima, e ha difeso come un perizoma copre le mele. Dovete salire! Bistrov, dai! Avevi visto salire perfettamente Danny, mi sembra, forse. Era Danny, sì. No, corri Tosic, c'hai 91, cazzo, non puoi correre più lento di questo, eh. Capisce tutto il to, e to, sbomba di niente. Comunque ragazzi, lo so, magari era più divertente quando c'ero Basi con noi, adesso è contro, però abbiamo l'altro come raro. Lui non raccoglie come quelli normali, lui raccoglie proprio quelli grossi e ciccioni, perché è veramente un palestra assurdo, no? Tanto 6,40 m, più di il vecchio Homeraro, e costa 30.000 crediti, ragazzi, costa 30.000 crediti. Comunque, lancio lungo per Curani però si ferma dietro a Felipe Santana. È stato, diciamo, a fargli un po' di scudo, Però recupera una palla molto importante, attenzione, rientra in oro, sboccolo! No, ci siamo proprio. Un attimo. Ajuda. Rischia il contropiede. Mamma mia, cioè non so se avete visto. Lui stava giocando senza di me, perché io ero andato a chiudere la porta e visto che è arrivato. No! Non è giusto! No! Che cazzo fai, mio portiere? Che cazzo fai? Stupido! E bello che l'ho fatto anche riposare la partita di questa, perché volevo fosse in forma. E questa è l'informa, mi fa vedere, vaffanculo! Tubido!
Bello così. Dai, però che palle. Non si può prendere due gol da quasi. Non, a me non me li faceva mai dei gol. Forse sì, vabbè, dai. Via, 74esimo, 2-1, si può ancora recuperare. L'importante è non perdersi d'animo. Se uno si perde d'animo è la fine. Lì è veramente la fine. Mi sono già perso d'animo, allora. Ok, cappellata di portiere, ci può stare, ci può stare. Va bene. Mi è capitato altre volte, quindi adesso si va a spaccare il culo. Dai, sei così. Sei così. No, no, questo è calcio d'angolo. Madonna, mi si innaso. Come rimessa laterale? Sta scherzando? Rimessa dal fondo. Cioè, glielo tirava addosso e gliel'avevo rimessa a lui. Ma maffanculo, va. Oh, abbattete il negro. Abbattete il nigga. Boia! No, tripletta di Obasi. Basta, vado via. Vado via. Maffanculo! Stronzo, negro di merda! Non è possibile, dai, no, non ci credo, ma come cazzo? No, non si può perdere così. Non si può perdere così. Mi rifiuto. Mi rifiuto, andiamo, avevo pure detto che dai, sono migliorato, dai, perdo il tronco. Ma va a cagare, vai, stronzo di gioco di cazzo. Già mi sta facendo girare le palle, ormai sta lì il nervosismo, sta partita, ragazzi. Non si recupera più. Obasi. Brutto negro apostolo di merda. Via. Ora è l'ultima possibilità. L'ultima possibilità per tornare. L'ultima possibilità per tornare. Anche lui è fuori gioco. Ma base di merda, non è mai fuori gioco. Sì, va bene. Ma dai. Vaffanculo. Dio. No. Finita. Finita, ragazzi. È stata bella. Finché è durata. Avevamo ripreso la partita sull'1-1, però ormai. Ma c'è troppo poco tempo per recuperare. Ma guardate, cioè. Lui non perde un contrasto, ragazzi. Non è possibile. Cavolo. Ah, non me l'ha fermato lì. Doveva dare il di vantaggio e poi dammi il vantaggio quando è sfumato. Che palle. Così non c'è. Non è senso. Ultima possibilità. Se facciamo ora, ora ce la facciamo. Certo. Ultima possibilità. No, vabbè, non è possibile. Dai, corri, Criscito. Che è successo? Ah, ecco. Attenzione. Il cross in aria di Criscito. Attenzione. Che poi dobbiamo dire tutto. Ci hanno anche annullato un go, eh. Un go di Urani, cazzo. Un aero go di Urani. Spoccala. No, dai, tirare il giro me la parava. Vedi perché non tirare il giro mai? Perché me la parava? Va bene, dai. Che minuto siamo? Che minuto siamo? Dai, fammi vedere invece di riguardarti i miei figli. 90esimo, dai. Devo farlo, devo farlo. Attenzione. Quello di cui vi parlavo prima. Cross in aria del Nicomo. Cross in aria del Nicomo. Oh, no! No, va bene, dai. C'è il gol di Bocchetti, 90esimo, 90esimo, 3-2, ce la possiamo fare, cazzo, ce la possiamo fare. No, guardate lo stronzo fattorello, guardate che stronzo, andiamo. Ma vaffanculo, vai, pezzo di merda. No, è finito. Oh, ragazzi, ci ho provato fino alla fine, ma non ce l'ho fatta. No, fregatura di merda. Comunque avete visto lo schema, è devastante, io l'avevo detto. Cioè, se siete fortunati, fate gol e la fine. No, è finita. Vaffanculo. Ragazzi, è incredibile, ma vero. Obasi si vende a un step. Tripletta di Obasi. Diciamo che uno gliel'ho anche regalato, è quello del rimpallo in aria mia. Però vabbè. Ci sta, ci sta. Da tanto lo facevo un live, magari anche la concentrazione un pochino mancava. Vaffanculo. La prossima la vinciamo. La prossima la vinciamo, vaffanculo. Brutti stronzi di merda. Crucchi di cazzo. 20 minuti, oh mio Dio, 20 minuti di live. Se questo figlio di Troia non skippa, devo saltare. Vabbè, eh. Noi ci vediamo, ragazzi, al prossimo video. Vediamo quanti tiri sono stati in questa partita. Certo. Io 7 tiri, 2 gol. Lui 4 tiri, 3 gol. Va bene, eh.